Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo portarvi con me a vedere il presepe di Pentema. Pentema è una località sulle alture della Liguria, è un paesino che ha pochissimi abitanti, ma è famoso perché in questo paesino viene fatto un presepe con delle statuine a grandezza naturale e questo presepe diciamo che riporta indietro nel tempo perché viene rappresentata la vita della fine del 1800, primi del 1900, insomma comunque quel periodo storico lì e quindi si potranno vedere tutti gli antichi mestieri, tutto insomma quella che era la vita a quei tempi, come vivevano le famiglie, quali erano i mestieri appunto dell'epoca, cioè viene riprodotta proprio la scuola. E il bello di questo presepe è che queste statuine a grandezza naturale vengono messe, collocate proprio all'interno delle case vere, quindi è proprio un percorso che si fa all'interno del paese e camminando per le strade del paese appunto si potranno incontrare tutti i personaggi del presepe che saranno alti come noi perché comunque le statuine sono grandi e alcune saranno appunto messe proprio all'interno delle case nelle quali si potrà entrare per vedere appunto tutte le scene del presepe. È veramente una cosa particolare, molto molto bella, quindi io vi voglio portare con me. Andiamo a Pentema. Questa è la strada che ci condurrà a Pentema, come vedete siamo in aperta campagna, c'è un bellissimo panorama e siamo stati fortunati che il cielo è sereno. È un paese veramente particolare, vedete che per arrivarci comunque si attraversa la campagna, è veramente suggestivo, è comunque molto bello, poi con quest'aria un po' invernale, un po' tersa, è particolare. Oh, c'è la neve, guardate qua, sì, perché in questi posti nevica spesso. Questo è il paesino di Pentema, vedete com'è carino, suggestivo, molto particolare. Qui ci sono le indicazioni, a destra si va a Pentema nel paese e a sinistra c'è il presepe, noi andiamo a vedere il presepe. Ecco che c'è la prima pecora. Qui c'è l'asinello, veramente particolare, anche questo è fatto benissimo. E qui ci sono le prime scene del presepe. Queste sono donne al lavatoio, all'antico lavatoio, perché non c'era certo la lavatrice una volta, quindi vedete che lavavano i panni. Questa è un'altra scena tipica dell'epoca, credo che stiano lavorando il legno. E qui è una scena classica, le donne nell'orto, quindi raccolgono i frutti del loro lavoro. Qua c'è una bellissima zucca. È veramente bellissimo e particolare questo presepe, ci sono proprio le scene tipiche della vita di quell'epoca, le donne che raccolgono i panni, che li stendono, perché a quei tempi comunque vivevano così, queste sono proprio le classiche scene, qui ci sono degli attrezzi antichi di quell'epoca. Qui c'è una classica scena vissuta, di vita vissuta, e le persone che stanno insieme fuori, fuori casa. Questa anche è una classica scena, la donna al davanzale che parla con le persone sedute sotto. E qui c'è una cucina, una vecchia cucina. Questa è una scena particolare perché ci sono le due persone sedute al tavolo e qui tutti gli strumenti della cucina appesi al muro perché non c'erano i pensili. Questo è uno scorcio del paesino che è comunque molto caratteristico, molto carino. Incontriamo ancora scene, questo è il farmacista. Pensate un po', e qui c'è la maestra di scuola, vedete com'è più sofisticata, è vestita in un altro modo, ben tenuta, insomma si capisce che è una donna di cultura rispetto alle altre che invece lavoravano la terra. Questa è una scena scolastica con gli scolari di quei tempi, il pallottoliere, e questa invece è una scena tipica di uomini che si stanno divertendo giocando a carte e la donna pronta a servirli come usava a quei tempi. Qua c'è una scena tipica della bottega con una bellissima bilancia antica. Qua possiamo vedere quello che vendevano, ottimi canestrelli, chissà che buoni che erano quelli fatti in casa. Qua c'è una casetta tipica di questo paesino che vi ricordo è abitato, ci sono pochissimi abitanti, ma ci sono delle persone che ci abitano. Questi lavorano, credo, la paglia. Anche questa è una scena molto particolare, molto caratteristica dei tempi e qui c'è una donna che munge una mucca, che anche lì è molto particolare perché ora credo che a mano non lo faccia più nessuno. Qui credo che stiano lavorando il ferro o qualcosa del genere. Qui c'è una donna che inforna i biscotti, forse erano quelli di prima della bottega. Vedete come sono vestiti in modo pesante perché non c'era riscaldamento, quindi insomma avevano bisogno di coprirsi. Qui lavorano la paglia.
è molto particolare e qui c'è una casa di quei tempi, quindi le donne che chiacchierano al piano di sotto e al piano di sopra c'è una camera da letto. Vedete com'erano diverse le camere da letto di una volta? Qui siamo nei primi del Novecento. Non c'era l'armadio, quindi era tutto messo, tutto appeso al muro, poi non c'era il bagno, quindi c'erano questi strumenti così. Insomma, è molto particolare, vedete come richiama bene proprio quei tempi, tempi antichi, queste vecchie credenze con i piatti appoggiati in questo modo. Questa è di nuovo una scena esterna veramente particolare, un bel paese tra l'altro questo, molto caratteristico. E qui un'altra scena in casa con i tipici strumenti di quei tempi. Non c'era l'armadio e quindi tutti i vestiti venivano riposti in un baule. Qui c'è una donna al davanzale, vedete come sono fatti bene questi manichini? Sono molto particolari, qua c'è il pastore con la sua pecora e qui finalmente abbiamo la scena della natività. Vedete come riprendono bene anche qua proprio gli abiti di quell'epoca, veramente particolare. E qui c'è una scena che è classica, il prete nel cortile della chiesa che parla con le persone che sono lì sedute. Questo era il presepe di Pentema, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se nella vostra città c'è magari un presepe simile o un presepe che tutti gli anni andate a vedere perché vi piace. Io vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se vi è piaciuto e ciao a tutti, alla prossima!